Con questo appuntamento si apre un ciclo di 4 seminari nazionali e interregionali che l'Associazione DISAL dedica all'educazione civica. La sfida che è citata nel titolo di questo momento di lavoro e che riprende il titolo del quaderno che abbiamo voluto dedicare all'argomento non riguarda tanto il periodo in cui è venuto a cadere l'introduzione. Anzi, la reintroduzione dell'educazione civica nel curriculum della scuola. Certo, l'inizio travagliato di questo anno scolastico ha reso più complicata la necessaria concentrazione di collegi dei docenti e dei consigli di classe. La sfida, in realtà, è ingaggiata, come viene richiamato nell'invito, nei confronti di un contesto, cito, di generale emergenza educativa e di dilagante individualismo che rende strumentali le relazioni umane. Ed è la scuola tutta che a questo punto ha scelto di optare per un insegnamento trasversale proprio per raccogliere questa sfida. Non in una materia in sé a sé stante da imparare o un libro. E questo è l'obiettivo della sfida, che è una sfida che anche noi oggi vogliamo giocare. Vogliamo rilanciarla, riprendendo una riflessione che è iniziata già in associazione nell'estate del 2019. Per mettere a disposizione di quanti siamo qui oggi e a beneficio delle nostre scuole. Sono con noi per aiutarci in questo momento di lavoro Lucrezia Stellacci, Andrea Caspani e Mario Gargantini, che poi andremo a introdurre man mano che incominceranno i loro interventi. Voglio però chiedere a Ezio Delfino, presidente dell'associazione, di introdurci in questo momento di lavoro con un saluto a nome di tutta l'associazione e poi a seguire di direttamente presentare la nostra prima relatrice, Lucrezia Stellacci. Grazie, Ezio. Grazie a voi. Quando ormai 2 o 3 anni fa come associazione abbiamo cominciato ad occuparci dell'educazione civica perché fummo convocati alle commissioni parlamentari, risalimmo ai documenti storici dell'educazione civica che sono fonti ricchissime per cogliere una prospettiva che è attualissima. E trovammo appunto un ordine del giorno dell'Assemblea Costituente. Presentato come primo firmatario da Aldo Moro e pensate, votato all'unanimità da tutta l'Assemblea Costituente, che mi permetto di leggere come incipit. Diceva così l'ordine del giorno: l'Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano. Ecco, un auspicio, un voto che possiamo riattualizzare perfettamente all'oggi, dove senza indugio è ora che trovi un adeguato posto nel quadro didattico della scuola, un insegnamento che introduca i ragazzi alle consapevolezze del vivere insieme, della vita sociale, del bene comune. Aldo Moro, poi, come saprete, nel 58 da ministro della pubblica istruzione, cofirmò il DPR 585, di cui lui scrisse la premessa e i programmi, e una premessa che vale la pena veramente di leggere per reinterpretare l'oggi dell'educazione civica. Mi permetto di leggere anche qui una piccola frase che è l'incipit di questa premessa del DPR, dell'allegato del DPR. Diceva Moro, sentite con che intensità e con che
profilo di attualità incredibile. Diceva: l'educazione civica, è un testo di legge questo, si propone di soddisfare l'esigenza che tra scuola e vita si creino rapporti di mutua collaborazione. L'opinione pubblica avverte, siamo nel 58, imperiosamente, seppur confusamente, l'esigenza che la vita venga a fecondare la cultura scolastica e che la scuola acquisti nuova virtù espansiva, aprendosi verso le forme e le strutture della vita associata. Ecco, 60 anni in cui l'educazione civica in maniera quasi carsica è sbucata or qua or là negli ordinamenti, nei testi, nei programmi, ogni tanto chiamandosi studi sociali piuttosto che convivenza civile, cittadinanza e Costituzione. Diesel quindi ha voluto reinterpretare un po' questa disciplina usando questa lente di ingrandimento che sono queste premesse che ho appena citato, riattualizzano l'urgenza che appunto tra scuola e vita ci sia questo raccordo, tra scuola e vita sociale, tra consapevolezze personali e consapevolezze di vita sociale. E quindi inauguriamo questi quattro momenti di educazione civica nel mese di dicembre. Ringrazio i presenti, in particolare ringrazio il professor Caspani, che è docente di storia, dirigente scolastico, divulgatore, direttore di una rivista importante online, Linea Tempo, e che ha curato il quaderno di educazione civica che oggi presentiamo. E Lucrezia Stellacci, che è già capo dipartimento, che adesso coordina appunto il Comitato Tecnico Scientifico per l'Educazione Civica, chiamato a supportare le scuole in questo primo anno di attuazione. È una sfida quella che si apre, di cui il titolo al quaderno, che da dirigenti scolastici e da persone che amano l'insegnamento, l'educazione, la responsabilità direttiva, vogliamo accogliere arricchendola, questa sfida, di queste dimensioni educative e formative che mi sono permesso brevemente di evocare. Quindi grazie e buon lavoro. Occorre attivare il microfono. Io la parola? Prego, 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 dottoressa. Prego. Non sapevo se me l'avesse già data oppure se dovevo attendere che... Allora, gentilissima Lucrezia Stellacci, a te la parola. Grazie, io vi ringrazio per questo invito, per me è stato un piacere poter dare qualcosa al mondo della scuola. Voi siete scuola attiva. Ora, sono contenta sono contenta del fatto che avete organizzato quattro seminari che senz'altro porteranno informazioni utili alle scuole. Purtroppo le scuole sono un po' in affanno su questo versante. Infatti mi giungono come coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, mi giungono quesiti relativi a scuole che non vogliono valutare l'educazione civica nel primo trimestre perché dice che non sono assolutamente in condizione di poterlo fare. Io mi chiedo, ma queste scuole hanno almeno attivato un curriculum di educazione civica? Poi se non sono riusciti a svolgerlo per la parte relativa al primo trimestre, va bene, però se aspettano ancora la formazione, perché dicono che non hanno avuto nessuna formazione e che quindi non sono in grado di poter portare avanti questa disciplina, questo insegnamento. Sinceramente penso che siano scuse, perché come è stato detto anche dal vostro presidente nazionale, l'educazione civica è vecchia di 60 anni, insomma non è che nasce oggi l'educazione civica, nasce con una nuova veste, ma da sempre le scuole hanno fatto educazione civica. Mi sembra molto strano che
dopo aver detto che l'educazione alla vita sociale, insomma, era un compito proprio della scuola, che quindi non c'era bisogno di una legge nuova che inserisse negli ordinamenti scolastici l'educazione civica, oggi invece si sente tutta la portata innovativa ci si affanna ad inseguire gli adempimenti previsti per l'attivazione secondo legge. Ora capisco la situazione in cui versano le scuole, capisco che ci possono essere tanti, tanti problemi, però dovrebbero essere gli stessi problemi che per altre discipline e non solo per l'educazione civica. Quindi io non vorrei proprio che questa educazione civica, come al solito, passi sempre in coda a tutto il resto, perché è davvero importante, specialmente in questo periodo un po' travagliato, un po' contraddittorio che stiamo vivendo, di grande preoccupazione anche, forse soffermarci a riflettere sui concetti di responsabilità e farlo insieme con gli alunni, con gli studenti di tutti i gradi di scuola, non penso sia una perdita di tempo. Vabbè, questo fin qui il mio avviso. Ora io sono contenta che la Diesel senta questo bisogno comunque di stare vicino alle scuole e di sostenerle, di supportarle in questo cammino. Come è stato già detto dal vostro presidente, la legge 92 del 2019, che è la legge che ha introdotto negli ordinamenti scolastici l'insegnamento dell'educazione civica e i suoi decreti attuativi, sono il punto di arrivo di un percorso che dal dopoguerra ad oggi si è nutrito di importanti documenti nazionali ed internazionali e di numerose esperienze educative e didattiche fatte da tante scuole del nostro paese. Però che cosa c'è di nuovo allora? No, c'è di nuovo che si chiede un approccio nuovo, un approccio diverso a questo insegnamento. E la sfida che questa legge pone alla scuola consiste proprio nella possibilità per la scuola di recuperare una relazione educativa con gli studenti. Io ricordo, visto che ho passato tanti anni della mia vita nella scuola e per la scuola, più che nella scuola, per la scuola, perché ho sempre lavorato nell'amministrazione scolastica, però in periferia, e la periferia normalmente ha rapporti molto più stretti dell'amministrazione centrale con le scuole. Benissimo, io ricordo nei numerosi convegni a cui ho partecipato che negli anni Ottanta si parlava di educazione, c'era un grande dibattito fra educazione e istruzione, ma dagli anni, forse dalla fine degli anni 90, di educazione non se ne parla più, anzi sembra che si voglia sviare la funzione della scuola, che deve essere essenzialmente di istruzione e non di educazione. Bene, questa legge ripropone l'educazione nella scuola, quindi la possibilità proprio di recuperare una relazione educativa con lo studente e rimettere al centro della mission della scuola la crescita della persona. Tutti diciamo che la scuola ha il compito di sviluppare la persona, di far crescere la persona, però poi pensiamo che questa persona possa crescere soltanto con delle conoscenze, nutrendola di conoscenze. E io invece sono profondamente convinta che accanto alle conoscenze sono necessari riferimenti valoriali certi, in modo che poi ciascuno, ciascuna persona possa costruirsi le sue regole e i suoi stili di vita. Ora, l'educazione civica di cui parla la legge è proprio come è scritto nel vostro documento, nel documento di presentazione di questo e degli altri seminari che voi avete organizzato, che la DISA l'ha organizzato, è proprio lì, proprio io ho ripreso e lo riprenderò
in tutti i miei discorsi che farò nei successivi incontri, l'educazione civica di cui parla la legge non è una materia da imparare su un libro, ma è un'educazione dei giovani alla vita sociale. Mi piace tantissimo questa espressione e rende molto bene l'animus di questa legge e la volontà di interpretare fedelmente l'animus di questa legge da parte del ministro. Ne dà conferma di questo, che è proprio questo l'educazione civica e non un qualsiasi adempimento burocratico, ne dà conferma l'articolo 1 della legge 92, dove è scritto: l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Quindi, come vedete, il comma 1 dell'articolo 1 richiama due principi fondamentali: la responsabilità e la partecipazione, perché per formare dei cittadini sono i componenti di una comunità, sono cives di una civitas, è necessario avere molto senso di responsabilità. Non è possibile essere cittadini senza avere un senso di responsabilità coltivato, insomma, sperimentato. Ora, tutti quanti noi, ogni nostra azione è frutto di una scelta, delle cui conseguenze positive o negative siamo chiamati a rispondere. Oggi nei giovani si dice: ma io non voglio rispondere, e faccio una scelta così inconsapevolmente e non me ne assumo le responsabilità. Non è possibile, ecco, già insegnare ai giovani cosa si intende per responsabilità significa coerenza con la propria natura di uomo sociale, a meno che uno non voglia vivere come un eremita. Eppure quando si vive come si decidesse di vivere come eremiti, gli eremiti hanno bisogno di rispettare le regole di natura, cioè le regole dell'equilibrio fisico-psicologico del proprio corpo e dell'ambiente che li circonda, altrimenti non riescono assolutamente a conservare la propria vita. Ma noi abbiamo detto che siamo cittadini, siamo persone socievoli che conoscono, che dovrebbero conoscere le regole della comunità a cui appartengono e che partecipano attivamente al suo sviluppo e alla sua conservazione. Che noi siamo uomini sociali, portati ad avere relazioni con gli altri, lo si deduce naturalmente da come siamo fatti, da come siamo costruiti. Siamo dotati di organi di senso che ci consentono di interagire con il mondo che ci circonda e non siamo certo dotati di organi che ci permettono di guardare soltanto dentro di noi e di scoprire i meandri della nostra volontà. Ora, il secondo comma dell'articolo 1 parla dei tre nuclei tematici: Costituzione, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale. Ora, questi tre nuclei sono poi ripresi dai traguardi che bisogna raggiungere. Perché nei traguardi che noi troviamo già diffusi nelle indicazioni nazionali, nelle linee guida, ma ancora meglio definiti nelle linee guida dell'insegnamento dell'educazione civica. Le prime linee guida sono le linee guida degli istituti tecnici professionali e le indicazioni nazionali dei licei e del primo ciclo di istruzione. Nelle linee guida approvate con DM 35 del 22 giugno 2020, negli allegati A e B, noi troviamo i traguardi dell'insegnamento dell'educazione civica che integrano il profilo finale del primo ciclo di istruzione e il profilo, il PECUP comune a tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Bene, se voi leggete, come avrete già letto, questi traguardi ripercorrono questi tre nuclei, ovviamente: Costituzione, diritto nazionale ed internazionale, legalità, cittadinanza digitale e sostenibilità ambientale. Ora, ma la caratteristica fondamentale di questo nuovo insegnamento è la trasversalità. Questa trasversalità che noi ritroviamo nell'articolo 2 della legge 92, dove è detto che a decorrere dal 1 settembre dell'anno, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Quindi una trasversalità, ma che significa trasversale? La trasversalità è il punto di forza di questa nuova versione dell'insegnamento dell'educazione civica. Perché trasversale? Per varie ragioni. Innanzitutto, i nuclei tematici e i traguardi di competenza non sono riconducibili ad una sola disciplina e neppure sono esclusivamente disciplinari. Quindi non c'è una disciplina che avrebbe potuto affrontare totalmente questo nuovo insegnamento. Sono perché è composto di tre nuclei che fanno parte a tre aree diverse di discipline, per cui ogni disciplina nei cui programmi sono presenti argomenti riconducibili ai tre nuclei tematici dell'educazione civica deve sentirsi chiamata in causa a dare il proprio contributo alla costruzione del curriculum di educazione civica. Ma non basta, perché il risultato di questa chiamata in correità, diciamo, di tutte le discipline, così come so che è stato fatto in molti istituti, cioè il collegio dei docenti, i dirigenti scolastici hanno chiesto ai docenti dei consigli di classe, ovviamente ciascuno per ogni consiglio di classe, dichiarate la vostra disponibilità a battezzare alcune ore della vostra disciplina come una unità didattica del curriculum di educazione civica. Nient'altro di più sbagliato, perché il risultato potrebbe essere che cosa? Un puzzle di unità didattiche collegate ai nuclei tematici, ma non collegate tra loro, per cui resterebbero come isole vaganti nell'oceano del sapere, dotate ciascuna di una propria valenza cognitiva, ma prive del valore aggiunto di un unitario orizzonte di senso etico-antropologico. Cioè, non è possibile insegnare l'educazione civica in questa maniera. Ognuno dà il suo contributo, oppure quelli che hanno voglia di darlo lo danno, ma senza collegare queste parti, senza far capire che c'è una trama unitaria alla base. Ecco perché io spesso ho ripetuto: prima ancora di creare le unità didattiche, datevi prima la trama entro cui puoi collocare le unità didattiche. Ora, la trasversalità dell'insegnamento deve tradursi nella interconnessione tra discipline, così come vi ho cercato di dirvi, e fra queste discipline e i saperi extradisciplinari. Quindi vale a dire che le unità didattiche che compongono il curriculum di educazione civica, anche se attengono a discipline diverse, e io mi auguro che molte discipline si mettano proprio insieme, ci siano lezioni fatte in compresenza. Quindi queste unità didattiche, anche se attengono a discipline diverse, devono puntare insieme a far conseguire agli studenti i medesimi obiettivi di apprendimento che per 3 anni andrete a decidere voi, scuole, in virtù dell'autonomia didattica che avete, andrete a deciderli voi sperimentalmente, e poi dopo i 3 anni saranno definiti, perché purtroppo questi fanno parte dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni, saranno definiti alla stessa maniera per tutte le scuole del territorio nazionale, ovviamente in relazione al grado e all'indirizzo di pertinenza. E quindi voi
dovrete, una volta che le unità didattiche che compongono il curriculum di educazione civica devono puntare insieme a far conseguire agli studenti i medesimi obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza definiti negli allegati B e C al decreto ministeriale 35, che per loro natura, i traguardi di competenza per loro natura sono sempre interdisciplinari. Non esistono discipline che possono portare ad un traguardo di competenza da sole, isolatamente. E per dare maggiore efficacia a questo processo di apprendimento, le unità didattiche contempleranno anche collegamenti a fatti ed eventi del mondo reale, la cui analisi normalmente richiede il concorso di più discipline. Diceva Dewey, l'unico modo efficace per unire le parti di un sistema tra di loro è quello di unire ciascuna di esse alla vita. E quindi l'unico modo per coniugare bene questa trasversalità ed interconnessione è far capire come queste discipline servono a darti conoscenze per interpretare i fatti della vita di tutti i giorni, i fatti in cui siamo immersi, i fatti che ci bombardano da tutti i media possibili ogni giorno della nostra vita. Quindi questi sono i principi generali che secondo me è importantissimo che i docenti posseggano e che i dirigenti facciano possedere ai loro docenti, perché soltanto partendo su questa base si parte da un passo corretto, perché altrimenti si fa come al solito, si fa cose in cui non si crede, si fanno cose che servono soltanto ad appesantire il compito dei docenti già gravoso. Ora, quindi ai docenti spetta comunque il compito di interpretare efficacemente in chiave didattica le richieste della legge e di programmare un insegnamento trasversale ed interdisciplinare, come ho già detto, in favore di una educazione civica che promuova l'assunzione di comportamenti coerenti con le conoscenze apprese. Questo è l'obiettivo finale che va oltre i traguardi, cioè questi giovani a cui noi andiamo ad insegnare l'educazione civica dovrebbero non solo conoscere poi i contenuti di questo insegnamento, ma dovrebbero metabolizzarli al punto tale da modificare gli eventuali comportamenti sbagliati che normalmente hanno proprio per mancanza di conoscenze. Perché è vero che i saperi sono a fondamento dei comportamenti, se tu non sai chiaramente ti puoi anche comportare in maniera diversa dal dovuto, ma non sono condizione necessaria. A volte si sanno le cose, ma ci si comporta in maniera diversa, completamente opposta. E questo dimostra cosa? Che non basta colpire le facoltà cognitive, apprenditive del ragazzo, che questo processo di apprendimento deve andare ancora più in profondità. Queste conoscenze devono modificare le convinzioni, le emozioni, i sentimenti dei nostri studenti e devono chiaramente trasformarsi in comportamenti coerenti con le conoscenze apprese. Ora, come si fa? Sembra un compito difficilissimo. No, io penso che l'importante è avere chiari questi concetti. E occorre scegliere uno sfondo concettuale e valoriale di base e poi su questa trama unitaria poi costruire le varie unità didattiche. Io così, per esempio, giusto per portarvi un esempio, io dico sempre, per esempio in una scuola media, la trama unitaria potrebbe essere l'uomo e le relazioni sociali in una prima media, l'uomo e le norme in una seconda media, l'uomo, l'ambiente e la natura, l'ambiente naturale e digitale in una terza media. Quindi, come vedete, ci vuole questa
presa di coscienza del traguardo, dell'obiettivo di fondo, e poi dopo tutte le discipline in relazione alla capacità di dare un contributo potranno partecipare a costruire questo curriculum. Ora, il rischio da evitare in ogni caso è che l'educazione civica diventi un aggregato di educazioni senza tessuto connettivo. Educazione alla legalità, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, alla differenza di genere, come lo è stato finora d'altra parte, e quindi che non ha avuto grandi risultati questa cittadinanza e costituzione che abbiamo portato avanti fino all'anno scorso. Chiudo col richiamarvi un manifesto sulla scuola possibile, il manifesto è sulla scuola e si chiama e si è stato intitolato La sfida possibile, costruiamo la scuola del noi. Questo è un manifesto di giovani del movimento Studenti Azione Cattolica. Questo movimento Studenti Azione Cattolica mi fa tanto pensare al codice di Camaldoli da cui è nata la nostra Costituzione. Sono sempre i giovani, quelli che hanno un forte patrimonio valoriale che poi portano avanti la storia. E loro chiedono una scuola che non sia solo un luogo di preparazione alla vita, ma che sia essa stessa da subito un luogo di vita, di vita autentica. E richiamo Dewey: se faccio capisco, dice Dewey, se faccio esperienza di democrazia capisco la democrazia, se faccio esperienza di solidarietà imparo ad essere solidale. Un'educazione civica insegnata con metodologie attive potrebbe veramente contribuire a creare una società migliore e a restituire agli insegnanti il valore educativo e sociale del loro lavoro e il prestigio della loro professione di educatori, che con il tempo si è purtroppo molto appannata. E vi ringrazio, io concludo qui il mio intervento. Grazie a lei, grazie di cuore per questo intervento che con leggerezza ma incisività ha come ripreso i cardini e i temi di questo lavoro, la norma, ma ci ha dato delle indicazioni preziose per lavorare ora, adesso, proseguire in continuità, e indicazioni preziose per il lavoro che ci aspetta, la risistemazione, la rifinitura, un lavoro iniziato, come ha ben detto lei, magari in condizioni un po' precarie, magari un po' lasciato così, però che ha bisogno di essere ripreso tra le mani. Mi è piaciuto moltissimo, tra le tante cose, ecco, ma per non ricitare tutto, la necessità di un orizzonte di senso etico-antropologico. Sicuramente questo è il compito principale che un dirigente scolastico deve assumersi. Ecco, allora, proprio in continuità con questo aspetto, cedo la parola ad Andrea Caspani. Andrea Caspani, che è stato ampiamente presentato da Ezio Delfino, che ha coordinato il volume che con cui ci si può aiutare a lavorare in questo senso, La sfida dell'educazione civica, ma è anche l'autore del primo articolo di questo volume, in cui proprio dà un quadro per approcciare il problema. Prego Andrea, direi una ventina di minuti, poi mi sono dimenticato, chi desidera porre domande si prenota usando la chat e alla fine le forniamo ai relatori. Bene, buongiorno, grazie della presentazione, soprattutto grazie alla introduzione di Ezio Delfino, che ha richiamato il fatto che il tema dell'educazione civica è da sempre presente nella scuola, fin proprio dall'epoca dell'Assemblea Costituente, e soprattutto grazie alla dottoressa Stellacci, perché
mi ha, come dire, introdotto proprio naturalmente a quello che è il senso del nostro lavoro di oggi, che non è semplicemente la presentazione di un libro sulla sfida educativa dell'educazione civica, quanto di una proposta che va proprio incontro alla prospettiva da lei delineata, cioè quella di aiutare i giovani a una educazione alla vita sociale, non semplicemente alla conoscenza di regole e principi sociali. E in questo senso, prima ancora di vedere appunto tutti i rischi che ovviamente la dottoressa Stellace dal suo orizzonte più ampio, no, come dire, ha già, come dire, incominciato a raccogliere in questo inizio d'anno scolastico, vorrei proprio partire dal riprendere la questione dell'orizzonte di senso in cui oggi si pone il problema dell'educazione civica. Vorrei farmi anche aiutare da alcune slide. Adesso vedo. Vedo come introdurre. Ecco, allora, guarda caso, la prima immagine che avevo scelto per accompagnare il perché oggi è importante riprendere l'insegnamento dell'educazione civica con la formulazione proprio data da Aldo Moro, era proprio un'immagine di Aldo Moro con dei giovani, perché è sicuramente importante ripercorrere il senso storico dell'educazione civica. Vorrei solo dire una cosa, che nel 58, quando Aldo Moro ha preparato appunto il testo di legge per l'educazione civica, voleva proprio aiutare i giovani a recuperare il senso di quella che era stata l'esperienza di dialogo culturale e sociale avvenuta all'epoca della Resistenza e dell'Assemblea Costituente, dove personalità diverse, con orizzonti politico-culturali molto diverse, avevano anteposto le ragioni del dialogo alle ragioni dello scontro. E quindi è proprio questo il senso dell'educazione civica oggi. Cioè oggi siamo in un momento in cui i fondamenti della convivenza civile non sono più evidenti. E come dico in questa slide nel primo punto, oggi c'è un profondo divario tra il senso del diritto di ogni singolo e quelli della comunità. Anzi, normalmente si vede una contrapposizione tra queste. Perché devo sacrificarmi per? No, questa è la reazione più diffusa anche tra i giovani di qualunque ordine di scuola. Ma il punto importante è da capire è questo, che c'è anche una profondissima ragione culturale che oggi deve aiutarci a capire il senso e l'importanza dell'insegnamento dell'educazione civica. Ed è questa. Oggi come oggi siamo in una società funzionale dove i rapporti e le relazioni, come si diceva all'inizio, sono fondamentalmente strumentali per la mia realizzazione. Ma una società che sia semplicemente un sistema che eroga servizi non può stare insieme. Qualunque relazione sociale ha bisogno di fini comuni, e ce lo ricorda già Platone, che diceva che la prima forma di relazione sociale è quella anche della banda dei ladri, che se non avessero almeno un punto in comune che sono chiamati a rispettare, cioè l'esigenza di realizzare il colpo, no, non potrebbero arrivare a realizzare una embrionale forma di società. E quindi questo vale prima ancora di determinare se i fini comuni sono giusti, leciti o no. Ma al fondo c'è anche appunto la ragione scolastica, che è stata richiamata ampiamente dalla dottoressa Stellacci. Cioè non può esistere una scuola che sia solo istruzione. La scuola è sempre educazione di istruzione. La scuola, lo diceva appunto Aldo Moro, è preparazione alla vita, e diceva sempre nella presentazione di quel testo di legge del 58, una scuola che rinunciasse a formare sul piano civico gli studenti vorrebbe dire
che pensa gli studenti solo come persone che aspirano a fare carriera. Oggi si direbbe che aspirano al successo, ma il senso è chiaro. Bene, ma allora qual è il punto? Il punto è questo, che per affrontare adeguatamente la sfida di questa frammentazione della società, Bauman parlava di società liquida, bisogna cogliere qual è il nodo fondamentale. Il nodo fondamentale è l'individualismo nichilistico. Cioè, vi leggo e commento questa bella citazione dal sociologo della Cattolica Magatti. Noi viviamo nell'epoca dell'imperativo all'autorealizzazione, che ci rende insofferenti verso tutto ciò che può interferire con lo spazio sacro della nostra vita autentica. Ognuno ha il diritto e la responsabilità di giocare la propria partita, senza doversi appoggiare ad altri. Individui assoluti, sciolti dai vincoli della tradizione e dell'autorità, per avverare il nostro progetto, contiamo sulle offerte di un sistema capace di raggiungere livelli di efficienza davvero incredibili. È infatti la libera realizzazione di tutti e di ciascuno il criterio di legittimazione dell'organizzazione sociale nella quale viviamo. Moltiplicare i mezzi senza predeterminare i fini individuali costituisce il grande mito della contemporaneità. Ecco, guardate, cioè non è possibile, si pensa che non sia possibile, che nella società ci siano fini comuni. Sembra che la società debba essere solo al servizio dei fini individuali che ognuno è autonomamente sceglie. Ma questo, come dicono tanti studiosi, significa di fatto una visione in cui al centro c'è soltanto il proprio ego che scambia l'autodeterminazione, che è fondamentale, come diritto al godimento narcisistico dei beni della realtà. Quindi c'è alle spalle una visione della libertà come indifferenza agli aspetti sociali, ai legami. Qualche studioso è arrivato addirittura a dire che oggi viviamo nell'epoca della religione dei diritti individuali o di gruppo. E lo dimostra, per esempio, anche da una parte la diffusione dell'anomia e della non partecipazione alla vita sociale e politica, ma dall'altra anche, come dire, fenomeni come il terrorismo, per cui per affermare me e il mio gruppo, no, come dire, posso usare qualunque mezzo. Insomma, il grande problema è questo: sembra che non ci sia un perché, un fine che ci unisce. E allora come possiamo fare? No? Beh, innanzitutto qui veramente la dottoressa Stellacci ci ha aiutato. Ci sono una serie di risposte inefficaci. La prima, l'ha detta benissimo, raccogliere le tante iniziative e attività sociali proattive e tante educazioni che ogni scuola già attua. Ma se questo viene fatto senza una prospettiva organica, è perfettamente inutile. È un modo per rispondere burocraticamente alle esigenze normative, ma senza rispondere educativamente. Perché bisogna riconoscerlo, le scuole fanno già tanto, ma se questo nuovo insegnamento non diventa l'occasione per farsi un esame di coscienza di quello che si sta facendo e del senso e della ricerca di un orizzonte di senso, appunto, complessivo entro cui inserire le diverse iniziative, tutte queste si sfarinano e non concludono niente. Così come non è un problema di conoscenze, neanche di conoscenze più aggiornate, più collegate, diciamo così, magari per esempio alla dimensione storica, lo dico io da storico. Per fare un esempio, ho appena sentito di una scuola che pensa di realizzare l'educazione civica in che modo? Facendo, come dire, leggere di più i brani degli storici greci sulla democrazia,
i brani di Cicerone sulla convivenza sociale, facendo vedere nel Medioevo appunto le regole dei comuni, o illustrando no, come dire, i dipinti del buon governo. Sono tutte cose interessanti, ma non può essere questo il punto fondamentale, perché il punto fondamentale è un individuare un percorso che aiuti i ragazzi a, diciamo così, a realizzare la virtù sociale, la capacità di convivenza e di scoperta del positivo della vita sociale, attraverso delle esperienze di oggi, non semplicemente legate appunto alla grande esperienza, per esempio, della democrazia ateniese. Così, allo stesso modo, uno dei rischi possibili è anche quello di utilizzare il nuovo insegnamento per moralizzare, diciamo così, dare più senso a tutta quella farragine di norme e regolamenti che caratterizzano la vita scolastica. Con ciò però, noi lo sappiamo, rischiamo soltanto di produrre ulteriore insofferenza verso l'istituzione da parte di soggetti che strutturalmente fanno fatica a concepire le regole se non come un'imposizione esterna su di sé. Invece il punto di lavoro è proprio questo, riuscire a far scoprire che, per esempio, per dirla con una battuta, anche per giocare ci vogliono delle regole, ma sono funzionali a un fine positivo. Non è un caso che infatti i ragazzini capiscano subito che se si vuole giocare bene è importante seguire almeno alcune regole. Ma appunto le regole sono solo mezzi per i fini. E allora vediamo come provare a sfidare l'individualismo di oggi. E occorre riscoprire che siamo persone. Il nostro ombelico, a torto diventato l'emblema dell'autoreferenzialità, ci ricorda che siamo prima di tutto legame e perciò persone, non semplici individui. Cioè, la prima cosa da comprendere è che noi non nasciamo da soli, non ci facciamo da soli. Ma badate bene, questo vale non solo al momento della nascita, perché questo è il punto nodale, perché fin qui tutti lo riconoscono, infatti non a caso si dice che tutto sommato in Italia il familismo ha ancora un senso. Ma dobbiamo andare oltre questo, perché il punto è proprio la frase che riporto dopo, come dire, ben espressa dal filosofo Botturi. L'uomo ha bisogno di riconoscimento in ogni fase della sua vita, il riconoscimento del proprio valore quale condizione di possibilità per attivare pienamente le proprie capacità affettive e intellettuali e per raggiungere il senso della propria identità. Chi non è affettuosamente, quindi un riconoscimento che ha degli aspetti affettivi, non solo intellettivi, chi non si sente affettuosamente accolto non riuscirà ad accogliersi e chi non sa accogliersi non ha la carica affettiva sufficiente per esplicare le sue capacità fondamentali. In definitiva, l'uomo nasce, cresce, si sviluppa e fiorisce sempre grazie alla luce di un altro uomo. Ecco, questo è il punto fondamentale e lo sappiamo anche noi, educatori. Un educatore non può essere tale, cioè capace di accogliere il giovane, se non partecipa a sua volta ad un'esperienza in cui si sente accolto. Ecco perché è così importante dare senso anche a quella espressione che si chiama comunità educante. Bene, ma allora il riconoscimento che senso ha? Non ha il senso di plasmare l'allievo, l'altro, secondo quello che desidero io, ma è una funzione sussidiaria di sostegno, come fa un sostegno a una pianta. Perché l'altro possa arrivare a realizzare se stesso, però questo può accadere solo se gli si additano i fini, perché è strutturale in ogni ragazzo un desiderio di compimento. Ecco, questo
è l'altro elemento che dobbiamo recuperare. Cioè, prima di tutto, per poter sviluppare una buona prospettiva di educazione civica, occorre fare un grande lavoro culturale su di sé, non solo comprendere il contesto in cui siamo, il contesto difficile, individualistico, frammentato, così, ma anche comprendere la necessità di un lavoro interiore, di ricomposizione, diciamo così, di una nostra struttura fondamentale, per riscoprire qual è il senso vero dell'educazione. Come dico qua attraverso questa bella frase di Guardini, educare significa che io do a quest'uomo il coraggio verso se stesso, che lo aiuto a conquistare la libertà sua propria. Cioè, quindi lo scopo di fondo dell'educazione civica è proprio quello di aiutare a riscoprire la virtù. Ogni uomo è capace di virtù, virtù nel senso profondo e originale della parola, cioè come una disposizione che nasce da uno slancio interiore che conduce alla realizzazione di sé. Ora, da questo punto di vista è sorprendente, da quello che diceva Aristotele, no? L'uomo è un animale sociale, e noi possiamo incominciare a esercitare le nostre virtù solo perché siamo in qualche modo accolti e, date bene, non solo istruiti, ma guidati dalla famiglia, dagli educatori, da persone più grandi di noi che ci incoraggiano a vivere meglio e ci indicano dei fini. Al teorico più recente del liberalismo, Rawls, che dopo aver teorizzato che la legge fondamentalmente deve essere una procedura, quindi il più possibile neutra, arriva a dire nei suoi ultimi scritti che comunque non si può educare un giovane se non lo si aiuta a scoprire il desiderio di rispettare le proibizioni e le regole. E questo può avvenire solo attraverso una compagnia affettiva che sia in grado di guidarlo verso la realizzazione di sé, senza in primo luogo realizzare minaccia di punizioni. No? Ecco, non dimentichiamo, faccio solo un flash adesso, perché non è a tema oggi, ma per esempio provate a pensare quante forme di educazione alla cittadinanza digitale iniziano dicendo badate bene, se mettete, no, sul vostro iPhone le foto X, se fate questo è sbagliato. Certo, bisognerà dire anche queste cose, ma non può essere questo, capite, il punto di partenza. Se fosse questo il punto di partenza, capite che non si realizza un'educazione digitale, ma semplicemente un manuale di istruzioni sui rischi e i pericoli di un'attività che poi è lasciata completamente, no, come dire, alla, per così dire, alla finalizzazione decisa dal singolo. Bene. Ma allora andiamo a riscoprire qual è il nodo su cui noi come adulti e come educatori dobbiamo, come dire, fare un passo in avanti. È questo, scoprire che non basta semplicemente dire ai ragazzi che l'interdipendenza è fondamentale per ottenere migliori risultati. Perché questo anche un individualista sveglio intelligente lo capisce da sé. E direi che da questo punto di vista, per certi versi, anche la situazione di pandemia che stiamo vivendo ce lo illustra bene. Cioè capire che non si esce da soli da questa situazione è una cosa che in qualche modo tutti più o meno hanno colto. Ma una cosa è dire non si esce da soli. Una cosa è concepire che il bene comune è importante, perché che non si esca da soli vuol dire che io, appunto, se so sfruttare bene le relazioni familiari, sociali, politiche e normative, beh, io me la cavo meglio e prima di altri. Ma non è questo il punto. Come dice ancora bene Botturi, anche l'individualista si cura delle relazioni, ma non se ne prende cura. Il punto fondamentale invece è aiutare i ragazzi a fare dei percorsi che li aiutino a scoprire che è bello vivere insieme,
non solo che si ha bisogno di aiuto reciproco, questo lo diceva già Aristotele, ma lo dice, a mio avviso, molto bene quel grande educatore che è Don Gino Rigoldi, che, come dire, che una volta proprio distingueva tra gruppo di lavoro e una vita di comunità, e diceva che nel gruppo di lavoro si mette al centro un'attività comune, nel suo caso sicuramente un'attività di recupero, no? E di assistenza, ma in una vita di comunità si mettono in primo piano, accanto al lavoro comune, le relazioni reciproche. E questo noi lo sappiamo in Italia, quanto è diffuso, pensiamo a quante realtà di volontariato, quante realtà del terzo settore, no? Quante realtà cooperative fanno grandi cose e provano il gusto della vita associata nel mentre che realizzano opere socialmente positive. Quindi la cosa importante è capire proprio questo, che il senso della vita associata è il bello del prendersi cura l'uno dell'altro, e quindi bisogna che l'educazione civica realizzi percorsi in cui i ragazzi comprendano che un elemento fondamentale del loro percorso è la loro stessa comunità vissuta come un bene, come un positivo. Lo so, non è facilissimo, però si può fare. Si può fare se noi adulti per primi avremo in testa l'idea che bisogna, come dire, contestare quello che è un po' il senso comune oggi della parola libertà. La libertà oggi si dice, no, come dire, è la mia possibilità di fare tutto quello che voglio, purché non si tocchi l'altro. Insomma, la mia libertà finisce dove incomincia la tua. Bene, questo è profondamente sbagliato, perché questo porta, è proprio la radice di quell'atteggiamento antropologico che porta all'indifferenza sul piano sociale e morale. Avevo trovato anche una bella vignetta di Altan su questo tema, ma poi non l'ho messa perché evidentemente esprimeva con un linguaggio non proprio aulico, no, come dire, questi concetti. Secondo il principio, ma che cosa me ne, eccetera, eccetera. Capite? Perché? Perché quello che riguarda me è una cosa, ma quello che riguarda te è un'altra. Quindi, vedete bene, non è una vera visione liberale il concetto della libertà mia che finisce dove incomincia la tua. Perché la libertà vera è anche impegno attivo a promuovere la crescita, la fioritura delle libertà altrui. Pensiamo da questo punto di vista al compito nostro come genitori. È libertà quello del nostro vincolo morale nei confronti dei nostri figli di farli studiare, di nutrirli, di vestirli, di educarli. Cioè, la libertà è, per usare un'espressione famosa, no, di Giorgio Gaber, no, non è star sopra un albero. La libertà è, e non è neanche avere un'opinione. La libertà vera è partecipazione. Cioè, mi piace questa definizione, la mia libertà comincia se c'è la tua e se la tua libertà è benefica verso di me. Ancora una volta entra in gioco il tema del riconoscimento. Questo è il lavoro su cui impiantare l'intero percorso della nuova educazione civica. Ma allora, Che cosa fare? Allora, la prima cosa è già stata detta, cioè non può essere un insegnamento teorico, conoscitivo, badate bene, neanche per quanto riguarda lo studio e l'apprendimento della Costituzione, che è il pilastro dell'insegnamento. Perché oggi come oggi noi sappiamo che i discorsi, le prediche, come dicono i ragazzi, non servono a niente. Occorre che la ragione innervi la cura delle persone. Ecco perché vi ho riprodotto nell'immagine di questa slide, no, una frase famosa tratta dal Piccolo Principe.
no, di Saint-Exupéry, no? È il tempo che hai dedicato alla tua rosa che l'ha resa così importante. Cioè, amore. Cioè noi dobbiamo aiutare i ragazzi a fare esperienze positive nei confronti della realtà, esperienze comunitarie positive nei confronti della realtà. Esattamente come è successo all'epoca della fine della guerra e dell'assemblea costituente, dove in nome di un ideale, no, come dire, positivo, cioè far ripartire una vita democratica, si è riusciti a trovare il modo di far convivere prospettive profondamente diverse. E quindi la cosa molto importante da tenere presente è che l'orizzonte della nuova educazione civica non può essere la scuola, ma è la realtà. Cioè, in poche parole, occorre che la comunità scolastica sviluppi continuamente nessi e relazioni con il mondo esterno. Vi faccio solo un esempio. Nell'ultima scuola che io ho diretto, no, appunto all'inizio della scuola media, no, come dire, siccome era presente un folto gruppo di nella cittadina, un folto gruppo di alpini, ho coinvolto un percorso di introduzione all'alpinità per aiutare i ragazzi a scoprire come ci siano adulti che svolgono un ruolo positivo di supporto alla vita sociale. E quindi con una serie di iniziative, no, come dire, sono stati preparati ai valori dell'alpinità, hanno incontrato i testimoni dell'alpinità. Naturalmente il tema primario in una prima media di incontro con un alpino era: ma perché avete la penna sul cappello? Cose del genere. Però tutto questo è servito poi per realizzare una gita guidata da loro in cui hanno mostrato gli strumenti della protezione civile, le unità cinofile che utilizzano per soccorrere nei casi di terremoto o di smottamenti, eccetera, eccetera. E tutto questo ha creato un tessuto, no, di introduzione alla vita sociale positivo, più che, come dire, lo studio semplicemente della storia degli alpini. E lo si è visto dal fatto che alla fine poi gli insegnanti di italiano hanno fatto svolgere un tema su questo e sono venute fuori delle cose interessantissime. Ma capite? Allora è la riflessione su un'esperienza che è fondamentale, non un insegnamento teorico. Ma allora, per andare ancora di più nello specifico e per andarmi verso la conclusione, che cosa occorre per realizzare questi percorsi, no, interattivi con la società? Per esempio, potrebbe essere utile utilizzare un approccio pedagogico come quello del service learning, che cerca di unire la cittadinanza attiva e le azioni solidali con l'acquisizione di conoscenze e competenze curricolari. E qui faccio un esempio, no, come dire, un esempio tratto dal bellissimo intervento del professor Fiorin nel nostro libro. Se uno studente nel suo tempo libero partecipa a un'associazione ambientalista, fa del volontariato. Se lo stesso studente con i suoi docenti di scienze o geografia affronta temi di carattere ecologico o ambientale, realizza un apprendimento di qualità. Ma sono due realtà distinte. Se invece gli insegnanti lo coinvolgono in un progetto di intervento sull'ambiente, magari sponsorizzato dal comune, allora capite che la dimensione dell'apprendimento si incontra con la dimensione del servizio. Ed ecco lo slogan del service learning, che a mio avviso può diventare anche lo slogan della rinnovata educazione civica. Apprendere serve, servire insegna. Ed ecco perché vi ho anche indicato, mi ho fatto vedere questa immagine di una opera di Banksy, perché per esempio un'esperienza che ho sentito è proprio questa: un comune che aveva una parete spoglia di una palestra di fronte a una scuola, ha chiesto alla scuola idee, spunti per realizzare dei murales, per realizzare, come dire, il modo di rendere meno squallido
quel muro. E il frutto di questo è stato un murales significativo. Ecco, allo stesso modo anche l'approfondimento del pilastro dell'insegnamento, cioè lo studio della Costituzione, va svolto in questo modo, in un modo esperienziale. Noi nel nostro libro presentiamo un bello e ampio contributo della professoressa Violini, ordinaria di diritto costituzionale alla Statale di Milano, che presenta un lessico costituzionale, ma come dice lei stessa nell'introduzione al suo testo, il testo costituzionale contiene elementi che lo caratterizzano sia come documento frutto di un determinato momento storico, sia come un insieme di valori che si proiettano sulla vita del paese fino ai giorni nostri. E allora ecco perché vi dico in due parole un'esperienza che noi presentiamo sempre nel libro e che è stata realizzata come anticipo di un vero percorso di educazione civica tra il 2018 e il 2019, no, in un importante liceo di Genova. E tutto nasce dal fatto che appunto è crollato il ponte Morandi, come si vede anche dall'immagine, no, nell'estate del 18. Ma da una disgrazia, no, si può ricavare anche un frutto positivo se sul piano educativo lo si sa svolgere. Bene, il gruppo degli insegnanti che curavano l'aspetto appunto di cittadinanza e costituzione, come si chiamava allora l'educazione civica, insieme con il preside, no? Cos'è che hanno provato a immaginare? Andiamo a riflettere su cosa vuol dire il bene comune concretamente. E hanno organizzato una serie di incontri che erano introdotti, come dire, presentati dagli stessi studenti su nodi concreti. Il bene comune inteso come città. Pensate, parlavo di Genova in un momento in cui la città era divisa profondamente. Fra l'altro, liceo che io appunto ho visitato anche recentemente, appunto è a poche centinaia di metri dal ponte caduto, e quindi ha vissuto in prima fila, diciamo così, il disagio di quello che è successo. Basti dire che una bidella, appunto, mi è stato raccontato, che abitava appena al di là del ponte e che prima impiegava 10 minuti per arrivare alla scuola, dopo dovendo prendere la metropolitana, arrivare in centro e poi il giro dall'altra parte per arrivare, arrivava quasi un'ora e mezza per arrivare a scuola, solo per dire una delle tante difficoltà, no, come dire, che hanno caratterizzato la vita di Genova per tutto quel periodo. Poi un secondo incontro sull'economia, cosa devono sapere oggi i giovani dell'economia italiana, non sto neanche a dirvi adesso i nomi dei relatori che sono poi importantissimi. Però questo è il merito del liceo, di aver saputo coinvolgere anche grandi relatori, però è la modalità che è importante. Poi hanno fatto un incontro sul bene comune, la comunicazione, e la comunicazione e l'organizzazione noi sappiamo quanto sono importanti, lo vediamo proprio per i limiti che riscontriamo ogni giorno sul modo di rispondere alla pandemia, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei problemi educativi e scolastici. E infine, quarto incontro, l'ultimo, sulla Costituzione, dove hanno invitato Maria Cartabia, allora vicepresidente della Corte Costituzionale e poi, no, appunto, fino a poco tempo fa presidente, a parlare del tema del rispetto. E quindi leggo proprio la frase che noi riportiamo, perché facciamo anche una breve antologia di questo intervento, che comunque chi leggerà poi il libro e il contributo scoprirà come può andare a recuperare integralmente. Tutti i cittadini sono chiamati a rispettare le leggi, ma la legge si fa rispettare in quanto a sua volta rispetta la persona, che è unica, ma è fatta strutturalmente anche di rapporti con gli altri, come dice l'articolo 2, la perla della nostra Costituzione, che sottolinea l'importanza della dimensione relazionale e sociale, senza la quale nemmeno potremmo immaginare di esistere. Ecco, capite che allora i ragazzi possono riscoprire veramente la Costituzione come rete
che può contenere l'insieme dei valori che possono orientarci ancora oggi. Allora, conclusivamente, il fil rouge della nostra proposta, che non è appunto semplicemente un libro come manuale di istruzioni per applicare una normativa nuova, ma che può essere invece un motore propulsivo di una, come dire, revisione culturale ed educativa di prospettiva, allora la nostra proposta non è una serie di percorsi già predefiniti, perché noi siamo convinti che sia importantissima l'autonomia delle singole scuole, che vivono ognuna dei rapporti con territori diversi e che hanno anche un, come dire, una realtà di comunità educante ben diversificata. Ma la nostra proposta è comunque una didattica esperienziale, capace, appunto, ecco la preziosità della trasversalità dell'insegnamento dell'educazione, capace di coinvolgere tutti, di far riflettere tutti gli adulti sul fatto che tutti possono contribuire a realizzare percorsi organici che siano funzionali alla maturazione di virtù sociali dei ragazzi. Naturalmente dovranno quindi prevedere uno specifico set di valutazione. Anche questo è un punto importante che oggi non possiamo approfondire, ma che giustamente sottolineato, no, come dire, la dottoressa Stellacci, è uno dei punti più delicati dell'intera questione, perché il sistema di valutazione dell'educazione civica non può coincidere con i criteri per il voto di condotta. Insomma, in conclusione, no, come dire, quello che siamo invitati a fare e che il libro spero che possa aiutarvi appunto a comprendere nella specificità anche dei diversi settori che vengono annunciati, dall'educazione ambientale che oggi verrà sviluppata dal prezioso intervento di Gargantini, che è un grande esperto della questione, che ha fatto un contributo notevolissimo, all'educazione digitale, agli altri aspetti, no? Come dire, che sono fondamentali per aiutare a sviluppare le virtù sociali, ecco perché il senso profondo delle virtù sociali è fargli fare esperienze che aiutino a scoprire o a riscoprire l'appartenenza a una comunità, prima di tutto una comunità scolastica e poi la comunità del popolo italiano, alla nostra storia di civiltà, al senso della responsabilità personale, come si diceva, dell'intraprendenza sociale, della solidarietà e della cura del creato. E così concludo e passo volentieri la parola al professor Gargantini. Grazie, grazie Andrea. Sei andato un po' lungo, però meritava tutto questo tempo nell'ascolto. Tutto quello che hai cercato di sintetizzare lo si trova ben messo e ben descritto nel tuo articolo presente sul testo. Non tiro in lunga per non perdere tempo e do direttamente la parola a Mario Gargantini, che è un amico e che è stato docente, giornalista, divulgatore scientifico. E il suo intervento sul libro mi ha particolarmente colpito, perché sulla sostenibilità ambientale personalmente sono sempre un po' prudente e guardingo, temo sempre di trovarmi addosso degli approcci, perdonate, la metto giù velocissima e sintetica, alla Greta. In realtà Mario ha colto il problema nel suo insieme, sembra in taluni aspetti molto didattico, però penso che valga la pena perché pone la questione, inquadra la realtà per poi entrarci e responsabilmente assumersela. Prego Mario, devi accendere il microfono. Uh,
Attenzione Mario, che dovresti attivare il microfono. Arrivo, un momento. Dunque, devo condividere lo schermo. Condivido questo. Va bene, vedete questo? Allora, grazie. Buongiorno a tutti. Io appunto svilupperò il tema di questo approccio dell'ecologia integrale e con tutte le un accenno, insomma, le sue implicazioni, i suoi possibili risvolti che possono orientare proprio quella didattica esperienziale di cui si parlerà. E voglio iniziare dai termini alla parola ambiente, che vuol dire, viene dal latino, e vuol dire appunto indica qualcosa che circonda, ma anche nelle altre lingue. Siamo abituati poi a volte a questo termine inglese a ritrovarcelo anche in acronimi, in sigle, eccetera. Environment e environment vengono sempre dal girare intorno, come pure il termine in tedesco vuol dire appunto il mondo intorno. Allora, più ancora, ecologia, la radice, come ben sappiamo, deriva appunto dalla termine oikos, che vuol dire casa, che è la stessa radice di economia, ma tutto questo, è singolare il fatto che tra l'altro l'enciclica Laudato Si, che è da molti ritenuta, non soltanto dai credenti, un riferimento importante in questo momento sui temi dell'ambiente, ha come sottotitolo sulla cura della casa comune, il termine casa. Allora, questo lo dico solo per dire che anche la stessa terminologia, gli stessi termini riportano all'idea di un soggetto, cioè ci vuole un soggetto che si accorge di quello che è intorno, ci vuole un soggetto che abita una casa, e allora immediatamente il discorso ambientale viene riportato senza cadere nel solito dilemma antropocentrismo, non antropocentrismo, ma viene invece giustamente riportato al soggetto che poi affronta tutto quello appunto gli sta intorno, prende coscienza, secondo tutte le varie declinazioni, secondo lo specifico della realtà che è intorno, appunto di quello che è intorno. E di questo è il primo passo anche a livello educativo, no? Il ragazzo, lo studente, il giovane che incomincia a prendere sempre più coscienza di qualcosa che ha intorno, ma che comunque ha a che fare con lui, che quindi ha le stesse, diciamo, dimensioni, le stesse valenze della casa, di qualcosa che uno abita con tutto quello che vuol dire. Ma adesso non posso perdermi troppo nell'approfondire. Ecco, allora è importante partire subito da questa visione non riduttiva di ambiente, che invece molto spesso quando si parla di ambiente, appunto l'educazione ambientale viene ridotta, e si tratta invece di capire che parla di, appunto, non soltanto di natura, ma di un insieme di sistemi che sono in relazione, che sono a diversi livelli di complessità e su diverse scale, più locale, più generale, e che si integrano, si sovrappongono, che interagiscono insomma in qualche modo e sono in continua dinamica, in continua evoluzione. Ecco. Vedete appunto questo disegno solo per dire come sono tutti gli ingredienti, c'è l'uomo, ci sono gli elementi naturali, ci sono gli artefatti dell'uomo, ci sono i fenomeni più grandi a livello globale. È importante allora intanto la parola sistema, e il concetto di sistema è un concetto che oltretutto appunto rientra anche in diversi approfondimenti disciplinari, ma qui si va molto bene, e è importante però rendersi conto di qual è la caratteristica principale, perché quando parliamo di un sistema parliamo di una realtà che ha una sua, un insieme di componenti che compongono il sistema, una sua struttura, e poi un insieme di relazioni, di interazioni tra questi componenti, giusto per fare due esempi che non sono direttamente, diciamo, di tipo naturale. Abbiamo per esempio il sistema elettrico, ha un insieme di componenti
e tutto, c'è tutta la catena che porta l'energia elettrica dall'origine fino ai singoli terminali. Questo è un sistema, diciamo, un po' più di tipo lineare, o insomma abbastanza lineare. Un sistema elettrico moderno, come può essere una smart grid, nel futuro, no, delle reti elettriche, cosiddette le smart grid, cioè le reti intelligenti che sono tutte interconnesse anche con gli altri tipi di sistemi tecnologici, non soltanto di energia elettrica, è invece un sistema che ha una struttura più reticolare. Allora, quando parliamo di relazione di interazioni, possiamo parlare di relazioni a due o di interazioni, appunto, di tipo reticolare. Molte realtà oggi, quanto più la società di oggi si fa sempre più complessa, quanto più è dominata, lo vediamo tutti i giorni, dalla presenza di reti, di vari tipi di reti, e quindi che hanno questa struttura reticolare, e questo determina molto il modo con cui ci rapportiamo e interagiamo con essa, perché appunto ci rendiamo conto che ogni passaggio ha diverse ramificazioni, quindi quando tocchiamo un punto ne tocchiamo contemporaneamente tanti altri. Ecco, sono tutte, dico questa nota, di conoscere gli aspetti, diciamo, tecnici, anche comunque le definizioni, le descrizioni di questi fenomeni è importante perché incide sul modo con cui ci rapportiamo con questo, cioè rendersi conto di più di come è l'ambiente, in questo senso, in questa accezione ampia che abbiamo intorno, di come è l'ambiente, di quali sono le sue caratteristiche, è fondamentale per poter determinare la nostra interazione, non è soltanto a livello unicamente di aumento delle nostre conoscenze. Ecco, più ancora, sempre più, siamo di fronte a sistemi complessi, e quindi emerge questo tema, che è il tema forse più grosso e più nuovo anche della visione culturale scientifica contemporanea, è il tema della complessità. L'uomo che si accorge sempre più, dopo aver imparato a studiare la natura, a conoscerla semplificando, si accorge sempre più che la realtà è complessa a diversi livelli di complessità, dove ovviamente complessità, come ben sappiamo, non vuol dire complicazione, ma vuol dire questo, detto semplicemente, questa idea che il tutto è più della somma delle parti, e quindi quando siamo di fronte a un sistema complesso non basta che conosciamo bene le singole parti e poi le mettiamo insieme, perché il risultato è tutta un'altra cosa, è molto di più. E quindi le caratteristiche, appunto, che di un sistema non le possiamo dedurre semplicemente dalla singola conoscenza. Non sto a dilungarmi, perché avete ben presente, possiamo avere a diversi livelli, troviamo questa visione di sistemi complessi, da quello meteorologico al sistema nervoso, ma anche una singola cellula nella sua, pur nel suo microcosmo, sempre più quanto più la si conosce, tanto più ci si rende conto della sua intrinseca complessità. Allora, arriviamo quindi quasi naturalmente a questa idea di ecologia integrale, che però addirittura fa un passo avanti e spinge all'estremo questo concetto, cioè prende sul serio fino in fondo questo approccio sistemico e cerca di capire che per affrontare seriamente questi sistemi, per affrontare tutte le tematiche ambientali in modo non riduttivo, bisogna proprio accostarli con questo approccio che ormai da un po' di tempo, insomma, si identifica col termine di ecologia integrale, che in realtà forse ha contribuito alla diffusione di questa espressione proprio l'enciclica Laudato Si, nelle sue ripercussioni anche a livello culturale, sociale, al di fuori dell'ambito in cui è nata. Questa indica proprio un approccio, un modo di guardare i problemi, ma in tutte le fasi in cui si accosta una tematica ambientale, dalla fase dell'analisi alla fase della progettazione di eventuali interventi, alla fase in cui si cercano le soluzioni per risolvere problemi che sorgono. Ecco, un conto è approcciare, fare tutti questi passaggi, seguire tutte queste fasi di affronto di un problema ambientale
con l'approccio dell'ecologia integrale, un conto invece partire con un approccio settoriale, specifico, soltanto parziale, e poi cercare alla fine di rimettere insieme il tutto. Molte volte succede così. Molte volte succede che l'approccio iniziale è specialistico, diciamo, è angusto, è riduttivo, e poi si cerca disperatamente di rimettere insieme i pezzi, ma non si riesce. E deve essere dall'inizio un approccio più ampio. Quindi l'approccio dell'ecologia integrale, che è quello che porta, dicevo, all'estremo questa idea della connessione, dell'interazione di tutto è connesso sul pianeta. Ma tutto è connesso, quel che conta mettere perché la frase può essere generica, poi è utilizzata anche molte volte in modo un po' così superficiale, quel che si vuole mettere in evidenza è proprio la stretta interconnessione tra, diciamo così, ambiente umano e ambiente naturale, che crescono insieme e si degradano insieme. Il degrado dell'ambiente umano porta poco o tanto, prima o poi, al degrado dell'ambiente naturale e viceversa. E va da sé che anche quindi il recupero deve essere di questo tipo. Proprio in questo senso sono destinati all'insuccesso interventi in campo ambientale partono appunto dal presupposto della separazione. No, invece non c'è una crisi ambientale e poi accanto una crisi sociale e culturale, sono parte di un'unica crisi. Non ci può essere o non è efficace una azione di lotta alla povertà e separata indipendente dalla quella di una preoccupazione della conservazione ambientale e via di questo, ci possono fare molti esempi in questo senso. Ecco, allora questo ancora di più lo si vede di fronte ai problemi globali, che oggi sono sempre più i problemi diventano globali, e la già richiamata Agenda 2030 dell'ONU, che ha messo in evidenza appunto tutta una serie di problemi, anzi in realtà 17 obiettivi precisi che sono indicati come obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che hanno presente una serie di problematiche di tipo globale, e però costruite secondo sulla base, diciamo, di, molte volte si dice di tre, io direi invece di quattro, bisognerebbe dire di quattro dimensioni, che è difficile disegnarle perché la quarta non riusciamo a disegnarla e nemmeno a immaginarla nella nostra mentalità cartesiana tridimensionale. Comunque le dimensioni, quella naturale, quella economica, quella sociale, ma soprattutto quella antropologica. Queste sono e devono essere le dimensioni dello sviluppo. Non c'è sviluppo che è soltanto cura dello sviluppo della natura in un certo modo, non c'è sviluppo che è soltanto preoccupazione di sviluppo dell'economia che diventi sempre più efficiente, efficace e ottimizzata. Non c'è sviluppo unicamente sociale, se non diventa sviluppo della persona, dell'uomo, se non ha come perno di tutto questo uno sviluppo, quindi sviluppo che è molto più che crescita, uno sviluppo della persona. In questo momento, soprattutto purtroppo a causa della pandemia che stiamo vivendo, ma anche per una serie di vicende drammatiche che ogni tanto succedono, ci rendiamo conto sempre più che il pianeta è un sistema complesso, esattamente interconnesso, molto interconnesso, appunto interconnessione che avvicina i fenomeni apparentemente o a prima vista lontani, perché la pandemia è partita dalla Cina, ce la siamo trovata qui. Certo, anche quella del Medioevo era partita dalla Cina, tra l'altro anche nel Medioevo la peste nera era partita da Wuhan, ma però ci ha messo un po' di tempo, casualmente, ci ha messo un po' di tempo ad arrivare, anzi ci ha messo decenni, anche forse di più. Qui invece l'interconnessione di tutto globale ha reso il fenomeno molto immediato. Dicevo interconnesso e certamente molto fragile. Allora, questo richiede un tipo di, questo rendersi conto di questa situazione del pianeta, di cui ci rendiamo sempre più conto e di cui che alcuni fenomeni particolari ci aiutano a renderci conto ancora in modo più vivace, più drammatico,
ci fanno capire che è richiesto un po' un approccio, appunto, ancora una volta, integrale, cioè c'è bisogno di tutto. C'è bisogno certamente di adeguare metodi e strumenti di indagine, di costruzione, di progettazione a tutti i livelli, di organizzazione. C'è bisogno di una pluralità di conoscenze e di competenze. Questo ha dei risvolti molto importanti a livello educativo e anche a livello di quell'approccio che dicevate prima della didattica come esperienza, perché vuol dire far crescere, si contribuisce alla soluzione dei problemi globali o del problema ambientale o l'educazione civica in senso alto, proprio se si favorisce negli studenti e nei giovani la crescita di, appunto, questa pluralità di conoscenze, di competenze e questa capacità di farle dialogare e di dialogare, di dialogare in generale. Conoscenze e competenze non soltanto tecnico-scientifiche, ma che certamente coinvolgono tutte le dimensioni della persona, no? E in questo senso proprio anche, lo capiamo come, se non abbiamo tempo di farlo, ma è un esercizio utile, può essere anche un utile lavoro anche scolastico, nella scuola da fare anche insieme con le discipline, prendere alcuni di questi obiettivi e andare a vedere come tutte le varie dimensioni che vengono coinvolte, no? Capire come sono interconnessi tra di loro, ognuno di loro è un insieme interconnesso di aspetti, ma che inevitabilmente richiede, questo schema non rende l'idea, questo schema dei quadratini messi lì, sì, è utilizzato tutte le volte per comodità di comunicazione, ma non rende l'idea, perché ci dovrebbero esserci invece tutta una rete di frecce che li collegano, no? Questa immagine statica dei blocchi, ecco, non sono blocchi questi problemi, no? Non sono blocchi e non possono essere affrontati come blocchi, vanno affrontati come una continua interazione. Io però penso che dovrò velocizzare un po' perché abbiamo forse dei limiti di tempo. Dimmi che limiti di tempo abbiamo. Direi una decina di minuti. Allora sarà un po' dopo. Allora vado un po' velocemente su questi aspetti che possono essere invece soltanto conoscitivi, che li ho indicati soltanto per dare un quadro completo, per capire come comunque anche questo tipo di precisione nelle conoscenze, di chiarezza anche sia nella terminologia, ma più che altro proprio nella conoscenza specifica, sia importante in questa visione, non per un approccio cognitivo, che punti soltanto sull'aspetto della conoscenza, ma proprio per quella visione ampia che ho detto prima. Quindi è importante che avere presente il concetto base che regge un po' tutta il discorso ambientale, che è quello di ecosistema e la differenza tra habitat e nicchia ecologica, non confonderli tra di loro, capire bene qual è lo specifico e quindi capire come, appunto, ancora una volta, interventi, iniziative, approfondimenti richiedono di non essere generici in questo l'affronto di questo. Allora, va bene, non sto a dettagliare, se no diventiamo troppo specialisti. Ma un altro concetto importante, che secondo me ha anche dei risvolti proprio sulla implicazioni anche a livello, diciamo, economico e decisioni, è questa idea della circolarità. È un aspetto tipico dell'ambiente, no? della biosfera. Se andiamo bene a vedere, appunto, la biosfera è dominata da cicli particolari delle varie sostanze, dei vari elementi, delle varie sostanze che sono emesse, appunto, sul pianeta, che due cicli principalmente sono quello gassoso da un lato, lì c'è un esempio, quello del carbonio, ma ce ne sono degli altri, e quelli invece che cicli gassosi si sviluppano di più a livello dell'atmosfera e della idrosfera, quelli sedimentari dell'idrosfera e della terra solida, ma comunque insomma altri cicli che però ci fanno capire come la natura, appunto, è basata su questi fenomeni ciclici che l'uomo col tempo ha imparato a conoscere e ha imparato ad assecondare e a controllare. Qui è interessante perché un altro spunto soltanto anche di tipo storico, c'è una discontinuità avvenuta negli ultimi
decenni, se insomma nell'ultima fase dello sviluppo dell'umanità, se prima l'uomo si è inserito in questi cicli, ha cercato in qualche modo di assecondarli, di imparare dalla natura, di quello che c'era da imparare e di inserire in questi cicli naturali tutta la novità della sua capacità tecnica, pratica, la sua genialità, è successo invece già con la prima industrializzazione che il modello ciclico ha sottoposto a un modello diciamo più lineare, per cui si è pensato che fosse possibile invece un continuo progressivo sviluppo illimitato, uno sviluppo progressivo appunto dei processi e un consumo indiscriminato e incondizionato dei materiali e dell'energia e delle risorse energetiche, e questo ha portato alla situazione che conosciamo. Non mi dilungo su questo, ma certamente è interessante questo concetto della circolarità, perché la possibilità di una prospettiva nuova certamente può venire dall'assumere in qualche modo anche a livello dell'intervento umano questo criterio, questo concetto della circolarità, ed è quello che viene sintetizzato in quella che oramai abbiamo imparato a sentire nominare spesso dell'economia circolare, cioè dove è possibile in qualche modo rimettere in circolazione, ma soprattutto pensare a tutte le fasi del processo produttivo, dalla progettazione, oggi si parla di eco-design per esempio, alla fabbricazione naturalmente, alla distribuzione, pensare prima della logistica che diventerà sempre più imponente, è già in questo momento, al discorso della raccolta del ciclo in senso stretto, ecco, tutto ricostruendo anche a livello dell'organizzazione socio-economica l'idea della circolarità che la natura stessa invece aveva. Un altro concetto importante, vado veloce su questo, però, che l'ambiente ci insegna e che anche qui determina e può orientare anche il nostro approccio e la nostra azione, appunto, la nostra esperienza, è quello di equilibrio e di equilibrio dinamico. È importante capire come la natura, gli ecosistemi in generale sono in continuo movimento, sono in continuo cambiamento, ma non è un caos di cui non si può dire nulla, perché alla fine si riescono a individuare anche in sistemi molto complessi delle caratteristiche tipiche, stabili in qualche modo, descrivibili. Perché? Perché il sistema attua dei meccanismi particolari che sono quelli fondamentalmente di autoregolazione, in alcuni casi anche delle possibili sinergie, che permettono all'evoluzione e alla dinamica del sistema di trovare, di stabilizzarsi. Adesso io ho preparato anche l'esempio, ma non posso spiegarlo più di tanto, ma certamente un fenomeno importante è proprio quello dell'autoregolazione o diciamo del sistema di feedback, diciamo, della retroazione, per cui sostanzialmente gli effetti si ripercuotono sulle cause e quindi modificano in qualche modo le cause. L'esempietto è molto semplice, no? Il riscaldamento dell'acqua con l'evaporazione provoca le nubi poco a poco coprono la radiazione solare, quindi riducono la radiazione solare che aveva provocato il riscaldamento dell'acqua, e quindi l'acqua si riscalda di meno, evapora di meno, le nubi sono più poche, si diminuisce la riduzione, ritorna, eccetera. Per dire come un meccanismo semplice di autoregolazione che permette di trovare una stabilità. In alcuni casi ci sono anche dei fenomeni di sinergia, cioè alcuni fenomeni si rinforzano positivamente o negativamente, come avrebbe in questo caso, ma non ho tempo di dilungarmi. Voglio invece arrivare, però, che è un po' l'idea finale, di arrivare al discorso della sostenibilità, che esce fuori da questo approfondimento, dal fatto che quello che abbiamo detto, cioè lo sviluppo e l'evoluzione della biosfera, avviene da sempre, da quando c'è l'uomo, in un modo o nell'altro, con un insieme, col concorso dei processi naturali e del contributo antropico, che era pochissimo all'inizio, è stato molto determinante, soprattutto in certi ambiti, in certe aree, negli ultimi tempi. Ma in ogni caso, quello che è interessante è l'elemento tempo, il fattore tempo che interviene in tutto questo. E allora è approfondendo questo aspetto del fattore tempo che si arriva all'idea, al concetto di stabilità. Questo brano di Enzo Tiezzi di un po' di anni fa, ma
è interessante, no, dice semplicemente, spiega semplicemente come si arriva al concetto di sostenibilità intesa come l'insieme di relazioni tra le attività umane e la loro veloce dinamica e la biosfera, con le sue dinamiche generalmente più lente. Ecco, questa differenza di velocità che crea il problema. E questo è un punto anche che vale, tra l'altro, per altri aspetti si applica anche al discorso del digitale. L'uomo d'oggi deve stare molto attento al fattore tempo e al fattore velocità, perché è l'elemento critico, principale. E allora dice Tietz, queste relazioni tra attività umana e biosfera devono essere tali da permettere alla vita umana di continuare, agli individui di soddisfare i loro bisogni verso culture umane di svilupparsi, ma in modo tale che le variazioni apportate alla natura dalle attività umane siano entro certi limiti, così da non distruggere il contesto biofisico globale, evidentemente. Faccio solo notare, se riesco ancora in qualche minuto, questo aspetto che mi ha colpito analizzando questo report uno delle tante iniziative collegate con il World Economic Forum, che da un po' di anni fanno la redazione di un report sui rischi globali. No, vi faccio solo notare il colore. Guardate di questa tabella, non è importante che leggiate i termini, ma ci sono i fattori di rischio globale principale negli anni. I primi 5, la top 5 di questi rischi, che possono essere appunto fattori di tipo economico, ambientale, geopolitico, sociale e tecnologico. Se un po' di anni fa i fattori nella top 10 c'erano fattori di tutti i tipi, guardate il colore come cambia. Nell'ultima parte prevale il verde, cioè il verde sono quelli di tipo ambientale. Cioè negli ultimi anni i primi 5 fattori di rischio globale sono sostanzialmente di tipo ambientale, e questo la dice lunga sulla giustifica, insomma, la preoccupazione ambientale che dobbiamo avere. E naturalmente ribadisco il punto di prima, come certamente le soluzioni puramente tecniche sono insufficienti. Anzi, spesso le soluzioni tecniche bisogna stare attenti perché possono generare nuovi problemi. Qui, per esempio, anche qui si può analizzare in un'attività scolastica che interagisca magari con la città, soprattutto nelle grandi città, il tema della mobilità urbana. Quante soluzioni che sembrerebbero risolutive non possono invece generare nuovi problemi? Pensate all'introduzione di certi tipi di, che ne so, dei monopattini o dei droni, come saranno le città in futuro? Queste soluzioni tecniche risolvono qualche problema, certo, ma quanti ne creano? E allora, ancora una volta, bisogna guardare il problema da un punto di vista complessivo. E qui arriviamo al finale, che certamente, quindi, ecco, ce l'ha fatto messo in evidenza anche questo, drammaticamente, il tema della pandemia, che sta cambiando il concetto di prossimità. Il nostro prossimo, non è più soltanto il prossimo che incontriamo, ma può essere un cinese, appunto. Sempre più la situazione globalizzante rende vicini anche i più lontani, sia nello spazio che nel tempo. E questo è il punto: nello spazio lo capiamo, ma nel tempo vuol dire i nostri, quelli che verranno dopo di noi. E quindi si capisce di più l'importanza di dilatare questa idea di responsabilità, secondo quella riformulazione che il principale studioso di questo, con cui si deve molto la riflessione filosofica su questi temi, che è il filosofo Hans Jonas, che è celebre per il suo libro, per il suo concetto, del principio di responsabilità come base dell'etica futura, che prende sul serio questo aspetto del discorso dei prossimi nel tempo, no? E quindi arriva a riformulare, diciamo, l'imperativo kantiano, dice: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza della vita umana sulla Terra, in modo che gli effetti della tua azione non siano distruttivi per le possibilità di una vita futura. Finisco soltanto, ma questo ve lo accenno come titolo, vi porgo l'attenzione su questo fatto che, conoscendo meglio l'ambiente, riusciamo a capire meglio anche cosa l'ambiente fa per noi. E quindi, ancora una volta, il concetto di interazione, non soltanto l'ambiente è qualcosa da rispettare come qualcosa che è là, come uno scenario, no? come lo scenario della storia, no? Come lo sfondo della storia, ma invece come qualcosa che è proprio un'interazione stretta con la nostra vita. Allora questa interazione si può tradurre anche nello sviluppo
delle cosiddette funzioni, nell'utilizzo delle funzioni ecosistemiche che possono diventare addirittura beni e servizi. Allora, se si sta riformulando lo stesso concetto di beni e servizi, perché ai beni e servizi classici si aggiungono i beni e servizi che l'ambiente ci può dare. E qui c'è un elenco, no? Servizi di supporto alla vita, ma anche servizi di regolazione dei vari sistemi, di cui abbiamo detto prima, di approvvigionamento, addirittura culturali. Ecco qui il Millennium Ecosystem Assessment ha individuato queste quattro, diciamo, funzioni ecosistemiche, questi quattro gruppi di funzioni ecosistemiche cui derivano una serie di dei cosiddetti servizi ecosistemici che poi siete cercando anche di valutare e valorizzare anche a livello economico, che entrano nei bilanci degli stati futuri. Ma pensate, appunto, quando qui dice cultura, vuol dire che la natura ci offre dei servizi che servono per che danno benefici non materiali alla persona: i valori estetici di un paesaggio, i valori ricreativi, l'ispirazione per la cultura, no? Per l'arte che ci viene dalla natura. Ecco, stiamo riconoscendo alla natura la funzione di fornirci addirittura beni e servizi. E concludiamo col fatto che, appunto, allora qui è inevitabile prendere sul serio questa idea dell'ambiente o degli ecosistemi da classificare, da catalogare, da inserire all'interno di quelli che si incominciano a chiamare i beni comuni, no? I commons, come no? Che più che oggetti sono appunto sistemi di relazioni che hanno come fine quello di avere una rilevanza per tutti. Bene comune, come osservava molto bene diverse volte intervenuto su questi temi il professor Zamagni, economista di Bologna, dice: bene comune non va confuso né con il bene privato né con il bene pubblico. Il bene comune, il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di una comunità, non può essere scisso dal vantaggio che pure altri ne traggono. Non è incompetente. Allora, come dire quindi che l'interesse di ciascuno si realizza insieme a quello degli altri, non contro, come accade per i beni privati, che è mio e tuo, né a prescindere, come accade per quelli pubblici, che però appunto sono di tutti e quindi non sono di nessuno. Il bene comune è quello che si oppone a quello proprio, no? Ed è proprio e nello stesso tempo di tutti. Questo allora ci permette di capire meglio qual è il tipico dell'uomo, il proprium dell'uomo in questa interazione con la realtà, con l'ambiente in generale. Io ho cercato di, l'ho accennato nell'intervento sul libro, di rileggere in chiave moderna, diciamo con un linguaggio moderno, i due cardini del rapporto dell'uomo con l'ambiente, che sono espressi dai due verbi custodire e coltivare, uno che dà più l'idea della parte protettiva, diciamo, di proteggere l'ambiente, l'altro è quello della parte un po' più proattiva, un po' più costruttiva. Per non correre il rischio di considerarle come due verbi ottocenteschi che danno un'immagine così di un mondo che non c'è più, invece penso che si possano riconquistare in senso moderno, e ho cercato di elencare una serie di azioni che si possono svolgere oggi e che sono proprio nella linea, che sono un modo con cui l'uomo d'oggi può custodire e coltivare l'ambiente. La ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, ma la stessa ricerca delle normative, che è un grande problema di oggi, o quello degli accordi internazionali, pensate alle varie convenzioni, no? Di protezione dell'ambiente, l'accordo di Parigi, eccetera. E poi, da ultimo, finisco con quello che ritorna al tema scolastico, lo sviluppo di nuove professionalità, no? che possono intervenire nell'ambiente, ecco, imparando a non solo a conoscerlo, non solo a prevenire i problemi, ma anche a utilizzare meglio i servizi ecosistemici che l'ambiente gratuitamente ci fornisce. Mi fermo qui perché evidentemente il tempo è abbondantemente passato. Ringrazio Mario per la galoppata a cui ti sei sottoposto e che ci ha permesso di entrare a cogliere tutta una dinamica effettivamente complessa come è l'ambiente, però affascinante, perché ci conduce a condurre,
alunni e anche, vabbè, docenti per quanto riguarda i dirigenti scolastici ad approcciarsi alla questione in termini ampi, con un respiro ampio, senza, come dire, cercando di liberarsi da strettoie apparentemente molto semplici e molto, come dire, fruibili, immediatamente fruibili, che toccano un po' le corde del sentire attuale. Però ci sarà modo di approfondire, beh, in primo luogo con il libro. Ora, si è fatta l'ora un po' più oltre del previsto. Io direi che se c'è una domanda proprio impellente da fare ai nostri tre relatori, altrimenti do alcune indicazioni utili per un proseguimento di lavoro e poi ci congediamo anche giustamente. Ecco, l'amica Maria Grazia Fornaroli mi segnala per scritto ringraziando, e questa è un'indicazione chiara, anche se è gentile, è così. Allora, benissimo, non riesco evidentemente a dare una sintesi. Ringrazio Lucrezia Stellacci, ringrazio Andrea Caspani e Mario Gargantini di nuovo per il contributo e per le prospettive che hanno aperto. Ulteriori possibilità. Ulteriori possibilità sono sicuramente i prossimi seminari in cui si andrà a completare un po' il quadro dei focus che interessano all'educazione civica. Ricompariranno Lucrezia Stellacci in un altro appuntamento, Andrea Caspani, e si introdurranno via via nuove risorse, nuove proposte. Però, e quindi chi volesse può andare a integrare nei prossimi appuntamenti, che ritrovate sempre sul nostro sito diesel.it. Uno strumento importantissimo e utile che riprende tutto quanto è stato detto oggi da Andrea e Mario è il volume La sfida dell'educazione civica, primo quaderno della rivista Dirige le scuole, rivista che è l'associazione pubblica già da diversi anni. Lo abbiamo disponibile in due formati, un formato cartaceo e un formato digitale. Il formato cartaceo può essere richiesto direttamente all'associazione, ci sono nell'invito che di convocazione di questo seminario ci sono le modalità. Il formato digitale può essere richiesto direttamente alla editrice, che è la Tecnodit. Anche qui avete indicazioni dirette sul sito. Per ordini del formato cartaceo di 5 o più copie, il costo si riduce da 12 a 10 euro. C'è una ulteriore prospettiva su cui si sta ragionando. Avete visto che oggi abbiamo tagliato tutta una serie di aspetti, non c'era tempo, era un po' una pretesa affrontare tutto. Per esempio, l'aspetto della valutazione, aspetti più, come dire, concreti, diretti, non meno utili di quelli che abbiamo affrontato oggi, che danno un quadro di lavoro e un quadro culturale di lavoro. Ecco, su queste cose sta maturando nell'associazione l'idea di dei momenti di approfondimento specifici, dei webinar di lavoro un pochettino più ampi, di più ampio respiro, laboratori attivi, e di questo ve ne daremo comunicazione attraverso il sito e attraverso un diretto invio. Bene, a questo punto
ringraziandovi di nuovo tutti per la disponibilità e per gli interventi, la fatica del contenere in un tempo ridotto tutta la ricchezza delle comunicazioni che ci avete dato. Se Ezio vuole aggiungere qualcosa, un saluto conclusivo. Bene, grazie. Credo che il valore di questo pomeriggio è soprattutto nell'aver riletto il tema dell'educazione civica come un tema che riguarda una visione veramente antropologica e culturale del fare scuola. Noi siamo spesso abituati a preoccuparci di tradurre in strumenti didattici, operativi, tecnici, moduli, griglie, eccetera, tutto ciò che facciamo. Aver potuto condividere un paio d'ore invece dove tutto viene ricondotto, no? A una visione, a una consapevolezza, a una prospettiva culturale, ridona a questo insegnamento il suo autentico valore, no? Di rapporto scuola-vita. Nei prossimi seminari, via via, avremo il modo anche di approfondire gli strumenti tecnici dell'educazione civica, tecnico-didattici. Mi pare che però senza questi fondamentali quelle scelte risulterebbero, come dire, semplicemente applicative e quindi anche un po' sterili, cioè snaturerebbero quello che è il ruolo di un dirigente scolastico, di un docente, ruolo altamente qualificante in una fase così storica e sociale così critica come quella di oggi. Quindi grazie, veramente, per quanto mi riguarda, è stato per me molto interessante la ricchezza delle slide e anche del modo con cui sono state approcciati i temi. Ringrazio quindi Caspagni, Gargantini e Lucrezia Stellacci e ridò la parola a Roberto Fraccia. Bene, solo per salutare e ringraziare anche Paolo Maino che ha dovuto assentarsi per un attimo, come dire, attivo su altro, per tutto il supporto tecnico, e arrivederci a una delle prossime volte.